La stazione di Irene. Mi dondolo sulla poltrona di pelle consunta mentre giro e rigiro tra le dita i grani del rosario. Li srotolo come se a ogni Ave Maria il mio cuore potesse alleggerirsi. Mamma, dovrei deciderti a buttare questa vecchia sedia. Ho sentito uno scricchiolio che non mi piace per niente. Alzati, vieni, appoggiati al mio braccio. Mia figlia si preoccupa sempre troppo. Faccio il segno della croce e mi tiro su. Mi fanno male la schiena, le gambe e anche le mani. Fa piano. Silvia mi tratta come una bambina. Una volta ero agile e molto più lucida, ma certe cose, quelle cose, non si scordano. Neanche ora che sono un ramo rinsecchito. Ho ancora nelle orecchie le urla. Parole che si accavallano, sillabe a metà. Era l'altro ieri. O no, forse qualche anno fa. Mio padre, con gli occhi di un diavolo, mamma che cerca di sfuggirli, poi soccombeva sulle piastrelle di graniglia. Tu non vidisti niente. Dovevo far finta di non vedere. Ti prego, no! T'azzittiri, o le prendi anche tu. Un dolore al centro del petto impietriva ogni mia azione. Le botte si prendevano in silenzio. Tu non vedisti niente.